Ciao ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video. Come vedete ho cambiato location e non sono sola, sto con mia zia. Ciao ragazzi, io sono Emanuela, la zia di Luisa e oggi ho il piacere di girare questo video con la mia nipotina perché metteremo a confronto due generazioni differenti. Ci immedesimiamo tutte e due a 16 anni. Quindi io tornerò negli anni 90. E io tornerò a questi anni. Ciao nipotina. Ciao zia. Quando hai avuto il primo telefono? Beh, io il telefono non l'ho avuto da adolescente sicuro. Ne avevo minimo 19-20 anni, dopo il diploma, sì. Io mi ricordo sempre di aver avuto un telefono. Però diciamo che tenevo tipo 5 anni quando mi ricordo che era proprio mio il cellulare. Qual è la vostra serie TV preferita? Beverly Hills. Io adoravo Dylan. Bella, veramente bella. Gossip Girl, a me piaceva tantissimo Serena. Giocattolo preferito da bambina? Ah sì, mi ricordo, avevo 3 anni e adoravo il mio cavalluccio a dondolo. Era in plastica, non ricordo chi me l'avesse regalato, però lo adoravo. Io Ciccio Bello, perché? Ciccio Bello alla bue vuole! Canzone preferita? Vasco di Jovanotti. Un altro giorno sulla terra di Dolce Nera. Chi è la tua icona? Ambra Giolini. Black Rivery. Come ascolti la musica? In casa ho il mio stereo e invece se sono in giro ho il Walkman con la cassetta e le mie cuffie. Con il cellulare. Cantante preferito? Jovanotti. Annalisa. Qual è il settimanale preferito? Allora, io la domenica mattina non dovevo perdermi, cioè, perché all'interno c'erano i poster e dovevo per forza tappezzare la mia camera con tutti i poster di Jovanotti. Spy, perché mi piacciono i gossip. Come contatti gli amici per uscire? Noi avevamo l'incontro fisso al solito orario, al solito posto, cioè giardini pubblici, con tutta la comitiva mia, che era numerosissima. E niente, quindi era lì, ci trovavamo tutti là. E non mancava nessuno, eh. WhatsApp. E mancano molte persone. Come ti vesti? Levis, ai piedi le calt e una magliettina. Top, pantaloncini di jeans e Adidas. Ti danno una paghetta? Se sì, quanto? Sì, 5.000 lire a settimana. Sì, 20 euro al mese. Quindi sono 20.000 lire al mese. Che per me. A che età hai iniziato a depilarti? E a 13 anni più o meno. A 13-14 anni mamma mi ha accompagnato a fare la maceretta. No, a me di sicuro non mi ha accompagnato la mamma. Facevo in casa da sola, di nascosto. Programma TV preferito? Diciamo che ai miei tempi non guardavo molto la TV. Preferivo stare in strada, in giro. Però seguivano nella Rai, di ritorno da scuola. Solo programmi trash, Uomini e Donne, Temptation Island, Amici, tutti i programmi di Maria De Filippi. Cartone preferito da bambino? Candy Candy Forever. Winx. Hai mai avuto un'amica di penna? Sì, ho avuto una mia amica, una mia compagna di classe, che andò via in provincia di Como purtroppo. E noi continuiamo a scriverci le lettere, ad avere rapporti per anni, sempre con queste lettere, un'esperienza veramente bella. No, però con la scuola mi sono scritta con alcune ragazze della Grecia tramite Twinning. Cosa fate quando siete in giro con amici? E siamo riuniti tutti in comitiva, ai giardini pubblici, a chiacchierare, del più del meno. E sempre in giro, a passeggio, di certo non in pizzeria a mangiare una pizza o ristorante, sempre in giro. Siamo in giro o a casa,
Facciamo di tutto, mangiamo, ci divertiamo, guardiamo la TV, vediamo film, Netflix, adoro. giochiamo a carte. Basta. Come vai a scuola? In pullman? No, scherzo. E così è così, non tanto bene, anche perché vado sempre in giro, non sono mai in casa. Mi piace andare a passeggiare. In macchina. Devo dire che vado bene. Quando hai iniziato ad usare i social? I social? No, io non li uso. A dire il vero, non ho idea neanche di cosa siano. Però inizierò ad usarli nel 2008. Nel 2013. Come ti vedi tra 10 anni? Tra 10 anni mi vedo lontana dal mio paesino, piccolo, e mi vedo in una città con un lavoro e in realtà come ho fatto. Tra 10 anni mi vedo a vendere cocco, bello cocco! No, non è vero. Tra 10 anni mi vedo con una bellissima laurea in chimica in una grande città tipo Milano e con un fidanzato forte. Come ultima domanda, preferite vivere i 16 anni nella vostra epoca o scambiarvi? No, non mi scambierei per niente. Ho vissuto un'adolescenza fantastica e ne sono fiera, all'insegna del divertimento, degli amici. Ogni occasione era buona per far festa. È vero, adesso c'è più benessere, più tecnologia, c'è più tutto di tutto, però adoro gli anni 90 e la mia adolescenza. Manco io mi scambierei perché credo che sì, quest'epoca teniamo tutto questo benessere, molta tecnologia, però io senza queste tecnologie non avrei creato il mio canale YouTube e non avrei il mio bellissimo iPhone 8 con cui comunicare sempre con i miei amici e tutti i miei bellissimi social che adoro. Se non mi seguite, seguitemi. Però la cosa che mi piace degli anni 90 è che loro si incontravano tra amici in un posto. Noi invece a volte parliamo con una persona e poi quella persona alla fine ci dà anche buca alla fine, quando ormai siamo usciti. E quindi questa cosa è un pochino brutta. Speriamo Speriamo che che il il video video vi vi sia sia piaciuto. piaciuto. Come al solito vi ricordo di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Ciao! Ci Ciao ciao! vediamo nel prossimo video!